Venditalia 2014, nuovo stand, vecchi amici, siamo con Maurizio Bacciolo. Maurizio è il direttore commerciale della Commerciale Adriatica, proprietaria del marchio Panafè. Maurizio, bentornato ai microfoni di VendingTV.it. Grazie a voi, un saluto a tutti quelli che seguono VendingTV. E allora Maurizio, alla tua sinistra, che corrisponde alla mia destra, c'è la macchina su cui puntate e che avete messo al centro dell'attenzione in questa edizione 2014 di Venditalia. Che cos'è? Ecco, questa è una nuova macchina che noi abbiamo chiamato Fox. È una macchina compatta per l'utilizzo di vari tipi di capsule. Principalmente la richiesta su cui abbiamo puntato è quella dell'espresso compatibile Nespresso, ecco, diciamo così, per le capsule compatibili. Quindi abbiamo fatto una nuova linea di macchine che sono molto flessibili dal punto di vista della personalizzazione della capsula. Questa macchina al momento l'abbiamo presentata per la compatibile e anche per il clone Lavazza. Lavazza, quindi il famoso FAP, il filtro a perdere. Io infatti osservavo qui i cloni Nespresso, possiamo chiamarli tranquillamente così, appoggiati su questa macchina, perché questa adopera all'interno il meccanismo di erogazione, di infusione con questa tipologia. In quest'altra invece è stata inserita il meccanismo dove si possono preparare le capsule della Lavazza o i cloni della Lavazza, e tutto con un principio che è legato alle vostre linee guida. Voi producete, lo abbiamo visto nella visita che abbiamo realizzato nella vostra azienda, in Cina, ma con tecnologia, know-how e soprattutto passione tutta italiana. Sì, sicuramente quello su cui puntiamo è cercare di mantenere un prezzo pur competitivo per il mercato, perché essendo questo uno strumento di lavoro per chi fa vending non deve avere un costo eccessivo, però di non trascurare la qualità, cercando di rimanere sempre nel discorso della qualità italiana. Non deve fermarsi mai. Esatto, la macchina deve assolutamente lavorare bene, non dare tregua al tipo di lavoro che il vending prevede, cioè di poter fornire caffè a casa delle persone o negli uffici e non dare problemi tecnici. Perciò noi puntiamo sul fatto di mettere componentistica italiana dentro una macchina che per ovvi motivi dobbiamo assemblare nel nostro stabilimento vicino a Shanghai. Macchine bellissime, macchine robuste che hanno un design anche piuttosto tondeggiante e che quest'anno si accompagnano a un'altra novità. Vieni fin qua e voi seguiteci, perché io mi scosto di un solo metro e vi faccio osservare un altro gioiello della tecnica realizzato dalla Commerciale Adriatica. Sono stati appena utilizzati, cari amici, questo è il nuovo cappuccinatore made in Panafè. Esattamente, un cappuccinatore che noi abbiamo realizzato e inizieremo a commercializzare dal prossimo mese, proprio per dare un ulteriore servizio ai clienti che utilizzano le nostre macchine, cioè avere la possibilità di scaldare, montare il latte, cremarlo come loro vogliono, senza andare a influire sull'utilizzo della macchina a caffè. Quindi uno strumento che si può utilizzare in maniera indipendente. Tra l'altro, a differenza di molti altri che sono in commercio, ha la possibilità di essere lavato in lavastoviglie, quindi con un contenitore chiaramente di tipo alimentare e facilmente lavabile. Ecco qui, allora io vi faccio vedere come funziona, perché basta sollevare questa parte, togliere il coperchio, riempirlo, dentro c'è una spirallina che poi per induzione viene fatta girare fino a quanti giri al minuto? Sono 1500 giri al minuto. E sono tanti, e naturalmente utilizzando rigorosamente latte intero e non scremato come qualcuno potrebbe immaginare, si va comporre una crema davvero di grande rispetto. Insomma, io questa è stata fatta credo una mezz'oretta fa, quando siamo arrivati. Tenere la cremosità anche dopo diversi minuti dalla realizzazione.
tra l'altro si può fare con temperature diverse già preimpostate nella macchina. Temperatura che può essere variabile, tu mi raccontavi, perché può essere temperatura ambiente e poi... E poi altre due temperature, calda o semitiepido e molto calda, bollente. Possiamo dire altro su questa macchina che vedo è maneggevolissima? Io vedo due design, uno un po' più tondeggiante e un altro più squadrato. E dunque non dobbiamo, credo, dire null'altro rispetto anche al cappuccinatore, che è una nuova bella invenzione marcata Panafè. Maurizio saluta gli amici di VendingTV.it, invitandoli anche e soprattutto a consultare il vostro sito internet. Sì, è che è www.panafè.com. Io saluto tutti gli amici di Vending TV e grazie a tutti per averci visitato anche presso il nostro stand. Io aggiungo che sul vostro sito possono andare a avere naturalmente delle informazioni supplementari su quelle che sono le macchine, le esplose e quant'altro, ma anche e soprattutto prendere contatto con voi affinché possiate dire direttamente quanto costano le macchine, quali sono le condizioni generali e così via. Maurizio, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti e vi attendo nelle prossime fiere e nel nostro sito è www.panafè.com. Grazie. Bene, allora noi nel frattempo salutiamo e proseguiamo, saltelliamo come stiamo dicendo ormai da più ore in un altro stand. Fabio Russo continua.